Allora, benvenuti al corso di introduzione alle applicazioni web. Io sono Luigi De Russis e sono uno dei docenti del corso. Insieme a me seguiranno i laboratori, le altre due persone scritte su questa slide, che sono Alberto e Juan, che seguiranno i due slot di laboratorio del corso, mentre vedrete me più spesso qui in aula. Allora, prima di iniziare a parlare di cose tipo logistica, esame, orari e queste cose qua, fatemi dire una cosa e poi tacere per un attimo. Io cercherò quanto possibile di fare quelle che si chiamano lezioni interattive, che vuol dire che non parlerò per un'ora e mezza o tre ore di fila, perché voi cadreste addormentati, io anche, ma ogni tanto farò parlare voi. Sapendo che non ci sono risposte giuste o risposte sbagliate, ma farò parlare voi lo stesso. E quindi inizio a farvi parlare, chiedendovi quali sono le aspettative che avete in questo corso. Beh, prima di tutto, quanti di voi sono da ingegneria informatica? Quanti di voi da gestionale? Design? Meccanica? Okay. Energetica? Ok, chi ho dimenticato? Cinema. Che era più facile di non andare a cercare energetica, sicuramente. Ho dimenticato qualcun altro? Elettronica, matematica, autoveicolo, aerospaziale. Bene, c'è un bel mix. E quanti di voi hanno scelto questo come prima scelta, quindi in alto nella graduatoria? Ah, giusto per capire, chi invece non l'ha messa come prima scelta? Nessuno qui, ok. Almeno nessuno qui, o nessuno che vuole alzare la mano, questo. Ok, aspettative. Cosa vi aspettate di imparare? Cosa vi aspettate di sapere alla fine del corso? Fra 60 ore. E senza sbirciare nelle slide dopo, ovviamente. Non tutti insieme. Aspettative. L'avete messo come primo in alto perché vi piaceva il nome? O per quale motivo? Avrete delle aspettative? Questo non posso ripeterlo uguale, visto che siamo registrati, però posso dire che la risposta è stata per imparare a fare qualcosa di concreto sul web. Va bene? Ti piace come riassunto modificato? Altre? Apprendere i fondamenti di varie tecnologie per il web. Qualcuno che non è d'accordo? O qualcuno che è d'accordo e vuole aggiungere qualcos'altro? La
Ok, quindi partire da un'idea, da uno schizzo, da una bozza di qualcosa e renderlo funzionante, giusto? Altri? Se no andiamo avanti. Va bene, diciamo che ci siamo. Allora, gli obiettivi del corso sono questi quattro. Quindi, sicuramente conoscere quelli che sono i concetti fondamentali relativi alle architetture web e ai protocolli in uso, per i quali spenderemo tra un'ora e mezza alle 3 ore. Iniziando da oggi, quantomeno per le architetture web e i protocolli in uso. Teoria. Poi conoscere e usare le principali tecnologie per il web e saperle applicare a scenari che possono essere reali o realistici. E qui ne citiamo tre, che sono HTML, CSS e JavaScript. Chi è che ha già idea di che cosa siano? Una alla volta, HTML prima. CSS. JavaScript. Cala un pochino. Ok, noi li vedremo tutti e tre, ma soprattutto HTML e CSS dall'inizio, con calma. Quindi chi lo sa già, magari in quelle ore si annoierà un pochino o scoprirà qualcosa di nuovo. Chi non lo sa, lo saprà subito dopo le ore di lezione. Queste però sono tutte e tre tecnologie, iniziamo a introdurre un po' di termini, sono tutte e tre tecnologie web per il front-end, che è una parte, no, dell'equazione in un'architettura web. L'altra parte è E infatti noi l'altra parte che faremo è provare a fare qualcosa per il back-end utilizzando le conoscenze, partendo dalle conoscenze che chi ha fatto ingegneria almeno ha appreso nel corso di informatica del primo anno in Python. Quindi partiremo da lì per arrivare alla fine a creare un'applicazione web, diciamo di stile tradizionale, e capirete cosa intendo fra poco. Oggi, più che fa poco, ma che sia completa di media complessità, possibilmente usabile. Quindi che quando la vedete e dovete farci qualcosa, non vi viene voglia di scappare via e correre lontano, invece di usarla. Quindi diversamente da molti siti del Politecnico. Cosa impareremo in più dettaglio? Beh, sicuramente impareremo prima di tutto a progettare per il web. Quindi non solo degli aspetti tecnici, come si scrive codice, ma anche quali sono gli strumenti di sviluppo che possiamo usare per il web, per fare cosa e che cosa ci mettiamo, come strutturiamo, seppur un pochino, le informazioni all'interno di una pagina o all'interno di un'applicazione di un sito web e alcuni aspetti legati all'accessibilità di queste pagine. E poi la parte grossa del corso sarà divisa in programmare per il front-end, programmare per il back-end. Quindi per programmare per il front-end vedremo HTML, CSS, la struttura delle pagine, il DOM, un pochino di JavaScript e tutta una serie di proprietà e eventi legati a JavaScript. E se non capite tutti questi termini al momento, va bene, li vedremo. Invece sul back-end, come realizzare un application server in Python, come accedere al database da Python per riuscire a recuperare le informazioni che ci servono, un pochino di autenticazione, login, logout, queste cose qui. E i concetti che sono relativi all'autenticazione sul web, tipo le sessioni, e come interagiamo col front-end, quindi come in realtà creiamo il front-end a partire dall'application server in Python.
Più o meno in quest'ordine. Noi abbiamo fatto il calendario del corso, che troverete sul sito a un certo punto, ma lo abbiamo al momento su un Excel. E quindi partiremo oggi con l'architettura web e un pochino di HTTP, giusto per rinfrescare la mente a chi già la conosce e dare quelle informazioni che ci servono a chi non conosce HTTP. Poi passeremo all'HTML5, al DOM, poi CSS e design responsive, quindi tutto front-end, le cose base del front-end. Poi inizieremo col back-end, quindi Flask, che è il framework Python per il web che utilizzeremo, i form, le sessioni, come si interagisce col database, l'autenticazione e in fondo al corso parleremo di JavaScript, delle manipolazioni del DOM. Questo, diciamo, gli argomenti delle ore in aula, i laboratori seguiranno più o meno questi stessi argomenti. Qui sono 11 argomenti su 13 settimane di corso, quindi alcuni argomenti saranno semplicemente più lunghi di una settimana. Come ho organizzato il corso? Penso che, come orari, penso che ne abbiamo già parlato, letto fin troppo, io sicuramente, dalle vostre mail. Abbiamo tre blocchi di lezione, questi due al lunedì e uno al giovedì, che sono stati spostati recentemente, col giusto livello di fatica. Le lezioni saranno il più possibile interattive, come vi ho già detto, saranno video registrate. E spesso saranno un mix tra vi racconto qualcosa e facciamo qualcosa in pratica. Non oggi, dalla prossima volta. Faremo poi anche un'ora e mezza settimana di laboratorio, diviso in due slot, dalla prossima settimana. Il mercoledì mattina, non questa settimana, dalla prossima, quindi da mercoledì 12. E questo laboratorio sarà alla BINF. Qualcuno di voi è mai stato alla BINF? Ok, chi è che non è mai stato alla BINF? Facciamo prima. Ok, il la BINF è un laboratorio di informatica avanzato, si chiama così, poi c'è una mappa, è praticamente vicino a Mixto, sullo scavalco vicino a Mixto. Ve lo anticipo così non lo dico dopo, riceverete tutti, o quasi tutti, una mail dalla BINF con le credenziali per accedere ai computer della BINF. Quindi se avete già l'account, forse no, se avete un account ed è scaduto, probabilmente, se non avete mai avuto un account, vi manderanno una mail con nome utente, password, spero da cambiare, al primo accesso. Perché non si può utilizzare in quel laboratorio le credenziali d'Ateneo che usate per il portale, ci vogliono altre credenziali. Ora, come qualcuno di voi mi ha fatto notare, giustamente, questo è un corso da 6 crediti. E un corso da 6 crediti quante ore ha in aula? O in totale? No, 60 sull'intero semestre, a settimana. 4 e mezzo. Qui quante ne abbiamo? 6. Questo perché, questo è comune a tutti i corsi, non perché ci piace fare più ore, o perché dobbiamo fare più ore, ma perché tutti i corsi di crediti liberi hanno uno slot di lezioni in più, gratis. Questo per compensare il fatto che la prima settimana non si fa lezione. Quindi noi ogni tanto useremo anche la seconda ora del lunedì per fare lezione, ogni tanto no. Quindi faremo lezione sempre al giovedì, faremo lezione sempre in questa ora qui del lunedì, la seconda, quella più bella che finisce alle 7 di sera, ogni tanto la saltiamo. Quando non la saltiamo, non la saltiamo per recuperare gli eventuali ponti, per recuperare le 3 ore della settimana scorsa, le 4 ore e mezza della settimana scorsa, scusate, le 3 ore della settimana scorsa, e il ponte dell'8 dicembre, il ponte del 1 novembre e tutte queste altre cose. Quindi spesso useremo quella settimana, quell'ora, ogni tanto no. A fine corso abbiamo strutturato un calendario in modo che a fine corso, l'ultima settimana di lezione, non facciamo lezione, facciamo solo laboratorio, quindi quella, la settimana di gennaio,
Non faremo lezione, faremo solo laboratorio, se tutto va come il piano, e ogni tanto salteremo quest'ora anche verso la fine del semestre, l'altra ora del lunedì. Quindi faremo alla fine 60 ore in aula, effettivamente. E tenete d'occhio sempre le aule, perché abbiamo avuto un cambiamento di orario, e al lunedì ci è andato quest'aula, ma non è sempre disponibile, quindi ogni tanto non lo è. Quindi tenete sempre d'occhio l'orario sul del corso, sul portale, perché ogni tanto spesso saremo qui al lunedì in aula 12, a volte no, a volte saremo nelle aule R, che sono lato di avvoggio. Quindi tenetele d'occhio, perché sennò venite qui e trovate qualcun altro e non il corso. Due informazioni in più sulle lezioni e il laboratorio. Le lezioni saranno in presenza, video registrate, l'abbiamo già detto, rese disponibili la videoregistrazione sia su YouTube che sul portale della didattica dopo l'ora di in aula. Ogni tanto saremo in aula con delle prese, questa ovviamente non lo è. Le aule R, in cui saremo ogni tanto a lunedì, lo sono, e l'aula del giovedì lo è sempre. Quindi tutte quelle aule hanno le prese. Quindi quando dovremo fare degli esercizi cercheremo sempre di farli soprattutto al giovedì o al lunedì quando non saremo qui. Ogni tanto capiterà anche di farle qui. Questo per dire che se avete un portatile e volete portarlo, in quelle aule avete tutta la batteria, tutta la presa di corrente che volete, qui ce ne sono due qui sotto in prima fila, non so se ce ne siano altre da altre parti, ma non ci sono per tutti i banchi sicuramente. Laboratori, come vi dicevo, dal 12 ottobre alla BINF, c'è anche questa utilissima mappa, e i laboratori sono da svolgere in maniera individuale, al computer, non sono da consegnare né nient'altro. Pubblicheremo online i testi qualche giorno in anticipo rispetto al laboratorio, con comunque esercizi da fare durante le ore di laboratorio, e cercheremo di pubblicarvi anche le soluzioni una settimana dopo la fine del laboratorio. Quindi le soluzioni del laboratorio 1 ci saranno alla settimana intorno a quando ci sarà il laboratorio 2 e così via. E i laboratori seguiranno le ore di lezione, gli argomenti di lezione. Ed è per questo che partono la settimana prossima. E abbiamo già detto che ci sono due turni di laboratorio, 8.30, 10, 10, 11.30. Anche alla BINF potete utilizzare o i computer del laboratorio con le credenziali che vi invieranno, oppure i vostri portatili, se li avete, come preferite. E dato che i due turni del laboratorio si sovrappongono con qualunque cosa, facciamo scegliere a voi in quale turno preferite essere. Quindi qui c'è questo form di Google in cui vi chiede di scegliere non sono sicuro se ci sia un campo nome, poi dopo controllo, ma vi dovrebbe chiedere qual è il vostro nome e qual è lo slot che preferite di laboratorio, tra quello 8.30-10 e quello 10.11.30, e se non potete andare in un altro slot di segnalarlo, tenendo in considerazione che questa è una preferenza, quindi poi noi cercheremo di ovviamente far stare tutti in entrambi i slot. Non segnalare che non nero, quasi sicuro. Lo aggiungo. Allora, non compilatelo ancora e lo aggiungo nella pausa, un campo nome, perché sennò non sappiamo in quale turno voi andate. Ok, quindi questo è da compilare entro il 10 ottobre, a fine giornata, che vuol dire 23, 59, 59, 59. E così noi l'11 possiamo distribuirvi nei due turni e voi sapete in quale turno andare il 12. Cercando di rispettare le vostre preferenze quando possibile. Se scegliete tutti il primo turno, non ci stiamo alla BINF, tutti. Quindi per forza dovremo dividere in due turni. Il materiale
già lo avete visto dalla mail e sul sito del corso, che ha quell'indirizzo abbreviato riportato in slide. Ci sarà il calendario del corso, quindi se salteremo una lezione, per esempio ne salteremo una, quella del 13, 99 su 100 la salteremo, e le eventuali ore al lunedì che non faremo, lì ovviamente sono indicate, o meglio la loro assenza sarà indicata. E quindi c'è un calendario, per ogni voce di calendario, diciamo data e ora, c'è chi sarà in aula o chi sarà in laboratorio e eventuale materiale a disposizione, queste slide, il testo del laboratorio, eccetera. E i laboratori, scusate, le lezioni saranno videoregistrate, questo lì c'è il link a YouTube, il link al portale lo conoscete, e abbiamo anche un'organizzazione su GitHub in cui carichiamo in realtà il materiale. Quindi andando a quell'indirizzo e aggiungendoci materiale, subito dopo c'è un repository con dentro tutto il materiale del corso. Quindi un unico punto in cui ci sono tutti i PDF, ci saranno volta per volta tutti i PDF, sia delle slide che del laboratorio, eccetera. E in quella stessa organizzazione, quindi in quella stessa pagina, ci saranno anche le soluzioni ai singoli laboratori. Chi è che non conosce GitHub? Non sa che cos'è? Due? Tre? Ok. Noi non lo useremo durante il corso, ma vi basti per ora sapere, no, che GitHub è un sito che ha dei repository per ogni pagina. Dei repository sono strumenti in cui inserire il codice o inserire altro materiale, secondo un protocollo specifico, un processo specifico che voi non userete, ma io userò per caricarvi lì il materiale. È comodo perché avrete tutto, andando su quell'organizzazione troverete una serie di questi repository, andando nel repository potete anche scaricare tutto insieme in un colpo solo, quindi tutti i PDF in un'unica cartella, come anche uno zip se non volete usare Git. Comunicazioni, anche questo già lo sapete, useremo Telegram per le comunicazioni, diciamo così, rapide, tra studenti, tra di voi e me, tra di noi, tra me e voi, eccetera. Il link del gruppo è lì, se non ci siete ancora aggiungetevi. Eventuali annunci per memoria, tipo giovedì non c'è lezione, oppure lunedì non facciamo lezione dalle 5:30 alle 7, oppure saremo in un'altra aula, eccetera, saranno tutti messi su Telegram. E voi potete scrivere, fare domande, sia ovviamente nel gruppo, e saranno lette da tutti, oppure sia individualmente ai docenti, se volete fare domande più private. E ovviamente le mail sono un'alternativa al gruppo Telegram, se volete comunicare qualcosa di più lungo di quanto possa essere un messaggio, sempre in maniera privata. Ecco, dato che, questo lo dico soprattutto per chi non c'è, magari, più che per chi è qui, abbiamo anche messo a disposizione delle ore di ricevimento in un momento in cui dai vostri orari non dovrebbe esserci, da buona parte dei vostri orari, non dovrebbero esserci altre lezioni. Io non ho guardato tutti i corsi di laurea, però ne ho guardati 5-6, tra cui cinema, informatica, elettronica, design. E tra quelli che ho visto mi sembra che il giovedì dalle 4:30 alle 6:30, bene o male, quantomeno non tutte le due ore siano impegnate. Quindi se volete, quelle sono due ore, non necessariamente da usare dall'inizio alla fine, anche un quarto d'ora, anche mezz'ora in quello slot di tempo, in cui se avete domande, non avete potuto seguire una lezione, c'è qualcosa di poco chiaro, non avete potuto seguire il laboratorio, ma l'avete fatto per conto vostro, e avete qualcosa da chiedere, eccetera, potete venire nel mio ufficio e possiamo, individualmente o in gruppi, come volete voi, possiamo risolvere eventuali dubbi o rispondere a eventuali domande. E se quell'orario proprio non andasse bene, e avete bisogno anche su richiesta, basta contattarmi e troviamo un momento che vada bene per voi e per me. Il mio ufficio, non c'è scritto, è
al Dipartimento di Automatica e Informatica, al terzo piano, quindi salendo con gli ascensori dalla BINF, salite fino a, o anche con le scale, salite fino al terzo piano, citofonate, dove c'è la zona B, al 7170, e più avanti nel corridoio c'è il mio ufficio. E per prenotare uno slot dal giovedì, il giovedì dalle 16.30 alle 18.30, c'è un link nelle slide e, su Google Calendar, in cui è possibile prenotare uno slot. Quindi prenotando là finite direttamente sul mio calendario con le informazioni che mi servono. Ok? Domande fin qua? Chiudete la porta, per favore. Grazie. Non è cambiato niente, ma... domande fin qua? Dubbi? Al netto del nome del form che manca? Ok. Parliamo dell'esame. Sì, non parliamo dell'esame. Scusami. Quello che ti pare. Quello di cui vuoi parlare, che non sia cose di cui non posso risponderti. Però sì, potrebbe essere la sola tesi, la triennale, non... magari no, però cosa farà la magistrale, per esempio. O se puoi andare a lavorare dopo la triennale, se ha senso, se è consigliato, non è consigliato, quello che vuoi. Ok? Ecco, fatemi dire, prima di passare all'esame, una cosa su questo corso. Questo si chiama Introduzione alle applicazioni web, perché è un'introduzione alle applicazioni web, sicuramente. Ma perché alla laurea magistrale in ingegneria informatica c'è un corso che si chiama Applicazioni Web 1, sia in italiano che in inglese, che è offerto anche a Data Science e forse dall'anno prossimo anche a una nuova laurea magistrale in Cyber Security che il Politecnico sta attivando. Quindi questo è in un certo senso anche, ed è quello un corso obbligatorio per molti ingegneri informatica. Quindi questo in un certo senso è anche un'introduzione a quello che poi si va a fare lì, che sono cose più avanzate rispetto a quello che vedremo noi qui. Questo solo per darvi il passo dopo rispetto a questo corso, qui al Politecnico, o quantomeno ingegneria informatica. Esame. Allora, l'esame è individuale e consiste nello sviluppo di un progetto, di un'applicazione web, dietro specifiche. Quindi noi pubblicheremo 20 giorni prima di ogni data dell'esame, di quelle che ha deciso il Politecnico ovviamente, un documento che descriverà che cosa dovete fare da un punto di vista funzionale e non funzionale, quindi che cosa l'applicazione web deve fare, sarà un'applicazione web per gestire l'orario delle lezioni al Politecnico, questa è la parte funzionale, con una serie di requisiti, di feature, di funzionalità che dovrà avere, e anche alcuni aspetti non funzionali, quindi che non riguardano le funzionalità, ma che riguardano per esempio il fatto che dovrà essere fatta in Python, usando alcune cose specifiche di HTML, CSS e JavaScript, che ci dovrà essere un login fatto in un certo modo, eccetera. Quindi questi sono aspetti non funzionali perché non riguardano le funzionalità specifiche dell'applicazione che starete realizzando in quell'appello d'esame, ma sono cose trasversali in un certo senso. Quindi, da quando pubblicheremo questo documento di specifiche, vi lasceremo qualche giorno per leggerlo e fare domande, diciamo una settimana, poi lo consolidiamo e a quel punto quelle sono le specifiche chiarite per tutti e voi avrete 20 giorni fino alla data dell'appello
per realizzare e consegnare questo progetto. Alla data dell'appello cosa succede? Quindi prima, tipo il giorno prima della data dell'appello, voi dovrete consegnare questo progetto che avete fatto, il codice del progetto. A quel punto, il giorno dell'appello, ci sarà un orale sul progetto, individuale ovviamente, che sarà composto di due parti. Prima faremo una correzione live del progetto che avete consegnato, quindi lo eseguiamo e verifichiamo che rispetti le specifiche e quanto bene le rispetta, e nel frattempo alcune domande a voi sul progetto. Quindi perché avete fatto una certa cosa? Come si poteva fare diversamente? Eccetera. Quindi domande sul progetto, non sulle lezioni, non domande teoriche sugli argomenti svolti, ma domande sul progetto che avete fatto voi. E questo succederà il giorno dell'esame o dal giorno dell'esame. Se vi scrivete in 140 a un appello, capite che non possiamo fare 140 orali in un giorno, ci serviranno più giorni. Quindi in base agli iscritti sarà un solo giorno o sarà una lunga settimana. Allora, cosa consisterà il progetto? Il progetto sarà una applicazione web, ovviamente, utilizzando le tecnologie che avremo visto durante il corso e nient'altro, sempre secondo le specifiche che saranno, ripeto, pubblicate prima di ogni data d'appello. Quindi questo vuol dire che al primo appello di febbraio-marzo avrete una specifica, al secondo appello ne avrete una diversa, a luglio ne avrete una diversa ancora, a settembre ne avete una diversa ancora. E questo è da fare individualmente, quindi non io l'ho fatto col mio amico o la mia amica, e appunto sarà valutato da noi lanciando e testando l'applicazione rispetto alle specifiche e rispetto al codice che avete scritto, diciamo alla qualità del codice che avete scritto. E la discussione orale ha come obiettivo quello di verificare essenzialmente, diciamo così, che il progetto l'abbiate fatto voi e non ve l'abbia fatto qualcun altro. O se l'ha fatto qualcun altro che ve lo siete studiati, questo adesso. Che dimostriate di averlo fatto in autonomia. Poi se volete fare un mercato nero dei progetti, questo non è una cosa che io devo sapere. Quindi, l'obiettivo della discussione orale è assicurarsi che ognuno di voi abbia sviluppato il progetto in autonomia, che vuol dire da solo, e valutare la vostra capacità di spiegare il comportamento esatto di quello che fa o non fa il progetto, sia in termini di funzionalità quando viene eseguito, sia in termini di linee di codice. Quindi domande tipiche potrebbero essere: fammi vedere dove è il codice, raccontamelo di quella funzionalità specifica che abbiamo appena visto che funziona. Allora voi direte, sarà nel file X alla riga 5, e descriverete dalla riga 5 alla riga 15. E tutto questo sarà sul nostro computer, non sul vostro. Quindi girerà sul nostro computer. Noi vi faremo vedere lo schermo, ovviamente, col codice, e voi commenterete dicendoci a noi quale file aprire, se scrollare giù, se scrollare su, eccetera. Quindi tutti i progetti saranno eseguiti sui computer dei docenti, in base a chi vi farà l'orale. I criteri di valutazione sono questi tre riportati: la conoscenza pratica e teorica della progettazione dell'applicazione web che avete consegnato e che avete fatto, del codice dell'applicazione che avete fatto e della prontezza e chiarezza nelle risposte sull'applicazione che avete fatto. Quindi se l'avete fatta voi e l'avete fatta bene, non è un problema, altrimenti sì. Il voto come viene calcolato? Il voto in più di 30 sarà ovviamente in larga parte relativa alla capacità del progetto di
soddisfare le specifiche, unito alla capacità di rispondere alle domande. Quindi se facciamo finta ci sono 4 specifiche da implementare, ce ne saranno di più, ma se ci fossero 4 specifiche da implementare e voi le implementate tutte al meglio e sapete rispondere prontamente a tutte le domande, prendete 30 lode. Se voi ne implementate 3 e sapete rispondere a tutte le domande prontamente, 25, sto inventando dei numeri. Se ne implementate tutte e 4 e non sapete rispondere a niente, bocciati, perché non dimostrate di averlo fatto voi. Fate scena muta, o rispondete cosa a caso, tipo dov'è questa funzione, dov'è la funzione del login, e uno fa vedere la funzione del database. Ovviamente cose che non c'entrano niente, l'una con l'altra. Una serie di domande di questo tipo porta a un voto insufficiente. Però ripeto, se il progetto viene fatto individualmente e uno sa cosa ha fatto e non ha fatto cosa a caso, questo non dovrebbe capitare mai. Definisci librerie. Avete limiti su... in genere no, la risposta breve è in genere no, a meno che quella libreria non risolva l'applicazione web o non vi faciliti troppo l'applicazione web. Quindi se è una libreria per dare uno stile diverso al grafico, al sito va bene, se è una libreria per gestire le date va bene, e se l'applicazione vi chiede di implementare un calendario, voi trovate un'estensione che implementa un calendario, ovviamente no, per ovvi motivi, no? Ha detto che deve essere eseguito dal vostro computer? Sì. Quindi mi viene da pensare, ad esempio, ha parlato di login, quindi se tutti facciamo un database, quindi dobbiamo mettere dei script per poterlo avviare, popolare, oppure... Lo vedremo, ma in realtà noi useremo SQLite come database. Voi conoscete SQLite? No. SQLite è un database su file. Quindi nel progetto avrete il database. Quindi consegnando il progetto consegnate anche il file del database e lì c'è tutto il database. Quindi non c'è bisogno di script per crearlo perché lo consegnerete effettivamente. Quindi a differenza di quelli che ha fatto un corso di base dati, ha usato un database tipo MySQL, Oracle, che richiedono un server e quindi richiedono una serie di script, questo è su file, è meno efficiente ovviamente, ma è un file che potete passare. E anche noi quando per i laboratori vi dovremo dare, se capiterà, un database, ve lo daremo in formato SQLite, così che voi possiate scaricarlo sul vostro computer e utilizzarlo direttamente senza bisogno di installare niente. È davvero un database su file, quindi spostando il file spostate il database. In ogni caso nel progetto, se ci fossero informazioni che ci servono, tipo lo username e la password per fare il login, quello ce le dovrete scrivere da qualche parte. Quindi 2 o 3 utenti per fare il login, che scegliete voi, ma dovete dirci quali sono questi 2 o 3 utenti, qual è il nome utente, qual è la password, in modo che noi possiamo provare l'applicazione web. Ok? Se non sono state spiegate nel corso, no. Noi possiamo valutare quello che vi abbiamo raccontato. Quello che non vi abbiamo raccontato, se voi fate una query terribile perché non conoscete i database o perché non avete fatto un corso di database, per esempio, o perché l'avete fatto ma è come se non l'aveste fatto, non è che possiamo togliervi 1000 punti sulla query al database, al netto che funzioni e che il resto funzioni e che faccia quello che deve. Stessa cosa per sicurezza o per altri argomenti.
Altre domande? Sì. Scusa, ripeti che parlavano, non ti ho sentito. 50-50. Partiremo dal front-end.